se io dico, va bene, mettiamo tutto dentro una nuvola, dentro una cosa, eccetera, poi io vado e prendo le cose mie, li faccio io i manuali. Qual è la posta in gioco? La storia, da una parte, racconto coerente di un determinato periodo, oppure la storia con un patchwork di fatti e problemi raccolti nel supermarket dell'internet. È questo che io, il problema intellettuale che come professore mi devo porre. Certo, vengo sollecitato dal fatto che si dice fatti il manuale da solo, eccetera, ma l'alternativa qual è? È perdere un valore fondamentale della storia. Siamo noi a rinunciare a questo. Secondo, quando io costruisco e immagino che il circuito del materiale didattico è un circuito interamente soltanto gestito dal docente e scelto in base esclusivamente al fatto che lui a Brindisi si comporta a esigenze diverse che non a Bologna, che non a Piacenza, non ci stacchiamo allora dal circuito del controllo scientifico che anima, innerva i racconti professionali della storia? I racconti allora che io inserisco nel programma, nel curriculum, devono essere o no i racconti professionali di un determinato sapere, oppure tutto ciò deve essere un racconto paraprofessionale, un racconto che nasce, vive e muore al di fuori del luogo di produzione della ricerca? E queste sono domande strategiche e dobbiamo renderci conto che la questione a questo punto non è il tanto. Il tablet è il cavallo di Troia perché la scuola prenda un determinato indirizzo.